Dal mio punto di vista questa è un'amministrazione che ha già fallito il suo operato. Ha fallito perché in 10 anni che è stata l'opposizione non ha fatto altro che fare una feroce critica a quello che io e la mia amministrazione stavamo facendo e non costruire nulla. E adesso c'è rimasto appunto il nulla. Ha atteso un anno la lista civica alla Tuafano prima di dare un giudizio ufficiale sulla nuova amministrazione, sia per dargli tempo di esprimersi senza criticare a priori, ha detto l'ex sindaco, sia per togliere un alibi, quello di non riuscire a fare le cose per colpa di quelli che c'erano prima. Un anno è passato, ammesso che ci fosse stato un problema di quel genere, il problema è superato, adesso tocca a loro mettere in campo le loro iniziative. Ecco, su questo ci siamo un attimo soffermati. Cosa ha fatto questa nuova amministrazione a Fano in questo primo anno? Uno, ha portato avanti con enorme fatica alcune cose, e indubbiamente con ritardo, alcune cose che noi avevamo già impostato, come le scogliere, che non si vedono ancora, come la pista ciclabile Fano Fenile, come le asfaltature che le stanno facendo in questi giorni e dovevano essere fatte l'anno scorso, come le opere accessorie alla terza corsia. Ecco, iniziativa che noi avevamo impostato e che loro hanno, diciamo, un po' rallentato e portano avanti con grande fatica, e spero che riescano a portarle a compimento. Hanno invece celermente revocato alcuni atti che noi ritenevamo fondamentali, come la variante dell'ex zuccherificio e come la fusione delle due asset, che erano due cose già di fatto allo stato conclusivo quando noi le abbiamo lasciate. Loro l'hanno revocate per cominciare da capo un qualcosa che non hanno ancora iniziato. Ma la cosa più grave, ha proseguito Aguzzi, è che quando una nuova amministrazione si insedia deve mettere in campo le proprie iniziative, invece dal punto di vista urbanistico, sanitario e turistico io non ho visto nulla di nuovo rispetto a quello che invece noi avevamo messo in campo. Un'amministrazione che non mette in campo il primo anno le sue carte da giocare vuol dire che non ha le carte, vuol dire che non sa giocare, vuol dire che non riuscirà a giocare neanche i prossimi anni. Voglio pensare e sperare che abbiano qualcosa da proporre i prossimi periodi, perché io da cittadino, da consigliere comunale, vorrei in qualche modo dare un contributo positivo alla crescita della mia città, quello che in questo momento questa amministrazione non sta facendo.